Lui è decisamente anche lui un'anima nata per il cielo e certamente anche lui sbaragliato e compromesso innumerevoli volte da innumerevoli donne sapente. Signore e signori, Adolfo Maggiotta! Buonasera a tutti. C'è un uomo vuoto in una stanza vuota. L'uomo è un disoccupato, cioè ha un lavoro, ma non l'ha trovato. L'uomo prende una sigaretta, l'ultima, accende un cerino, l'unico, ma l'unica folata di vento. Allora vado vicino a cercare un cerino. Ma era andato in vacanza, lo cercava la finanza. Una porta sbatte, la sua, è rimasto chiuso fuori. È un uomo chiuso fuori. L'uomo pensa meglio e decide. Me ne vado in Ecuador. Prendo tutto, parto dall'Italia, vado fuori. Me ne vado con rincorre. La mia donna con amore che ha capito il mio dolore mi ha seguito in Ecuador. Grande donna, grande cuore, sono solo in Ecuador. La mia donna che dolore mi ha tradito per amore, ha sposato un matador. Ce n'è uno in Ecuador. L'ho puntato dritto al cuore, gli ho detto matador, hai distrutto un grande amore. Mi ha sorriso il matador e cadendo steso al suolo come un toro nero al sole si è stupito il toreador. Mi dispiace matador, sono finiti matador, perlomeno in Ecuador. Cercato in Ecuador, dalla legge sono fuori, poi non parlo lo spagnolo, è aumentato il mio rancore, ho comprato un labrador, ce n'è uno in Ecuador, era magro, sporco e solo, ma ringhiava i matador, che bel cane il labrador, grande caldo in Ecuador. In cerca dell'amore, ho trovato anche un lavoro, piaccio molto al direttore, faccio pizza al pomodoro, vanno molto in Ecuador. È tornato il grande amore, mi ha guardato con passione, poi mi ha detto scusa amore, ma fra l'Italia e l'Ecuador, la Bolivia e il Salvador, devi scegliere il tuo cuore, e ho cambiato il mio lavoro. Ora faccio il matador, sono il solo in Ecuador. Che bel cane il Labrador, è un simpatico cagnone, parla poco di un signore, ma mi ringhia col rancore.